La notte di Napoli e del Napoli, Napoli che torna in Europa dopo 14 anni, torna a respirare profumo d'Europa sperando di poter andare il più lontano possibile in questa Coppa UEFA che il Napoli ha già vinto nel 1989 a Stoccarda con Diego Armando Maradona. Qui la finale si giocherà invece ad Istanbul, gara unica il 20 maggio. Gara di eliminazione diretta invece questa al San Paolo tra Napoli e Benfica, gara di andata oggi, gara di ritorno giovedì 2 ottobre. Il Benfica che arriva a questa sfida con due pareggi in campionato, il Napoli invece con il pareggio di Roma ma anche con la vittoria di domenica scorsa con la Fiorentina, ed è per questo che Reja conferma quasi in toto la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina. Cominciamo a vederle allora le formazioni, a rivederle per chi ci sta seguendo già dalle ore 20 nel nostro lunghissimo prepartita. Allora andiamo con il Benfica perché c'è la novità di Urreta, che è un giovane uruguaiano di 18 anni che è stato acquistato da Rui Costa dal River Plate di Montevideo, quindi il nazionale portoghese Kim in porta, difesa formata da Luisao e Sidney, tutti e due brasiliani come José Altafini, Maxi Pereira a destra, Leo a sinistra, Urreta e Reyes sono i due esterni, Carlos Martins e Yebda sono i due centrocampisti centrali, e poi questa coppia che sicuramente preoccupa il Napoli, quella formata da Di Maria e Suazo. José Altafini. Ma io dico di sì, perché sicuramente è una squadra molto pericolosa, perché la scuola portoghese è una scuola molto, molto tecnica, tengono molto possesso di gioco, a volte sono persino noioso. Io mi ricordo moltissime partite che hanno giocato in Italia le varie squadre portoghesi, e hanno questo sistema qua di tenere la palla, di attaccare con molta tranquillità. E Napoli deve stare molto attento sotto questo addormentamento del gioco, e questo è molto importante, e stare molto attento anche nei contropiedi, perché non dimentichiamo che Suazo è una vecchia conoscenza nostra. L'arbitro è Bjorn Kuipers, olandese, figlio d'arte, 33 anni, proprietario insieme alla sua famiglia di un supermercato, ha vinto anche un premio come negozio dell'anno nella sua città ad Oldenzaal, ha 35 anni, è convinto che se il padre arbitrasse ancora le partite non finirebbero mai 11 contro 11, perché era un papà che cacciava molti giocatori dal campo. Gli assistenti saranno Gerritsen e Norbertus, le squadre entrano in campo. Napoli e Benfica al San Paolo, è una notte indimenticabile per il Napoli e per Napoli, perché il Napoli è ripartito dalla Serie C dopo il fallimento e nel giro di 4 anni si ritrova adesso a sfidare il Benfica in una notte davvero magica. José Altafini, guarda la coreografia che ha preparato la curva. È meravigliosa, meravigliosa, e questo è lo spettacolo che noi vorremmo vedere sempre negli stadi, questa meraviglia, questa coreografia come hai detto tu. E l'entusiasmo che c'è, tanto è vero, io penso che i giocatori del Napoli che non vengono a scaldarsi in campo, forse anche un po' hanno molte emozioni in questo momento, perché i tifosi qui applaudono anche nel riscaldamento. Sì, io credo che questa è una grande occasione per il Napoli di dimostrare che nel progetto di De Laurenti e De Marino è un inizio veramente importante in campionato. In 4 anni questa squadra è venuta dalla Serie B alla Serie A. Noi pensiamo che veramente sia stato un capolavoro questo, ma questa squadra che sente questo entusiasmo, questo grande entusiasmo di Napoli, deve dare una risposta questa sera, così, perché è vero che non ha esperienza, ma ha tanta voglia, ha tanta emozione, e guardate, sentite l'urlo dei napoletani. Io penso che questo sia veramente una iniezione di fiducia. Di Maria contro Lavezzi, questa sfida tutta argentina tra due compagni di squadra nella nazionale olimpica. Di Maria tra l'altro ha soffiato il posto a Lavezzi proprio nelle ultime partite, nella semifinale e nella finale. Di Maria ha segnato anche il gol decisivo contro la Nigeria. Suazo per la prima volta si mette la maglia del Benfica e ritrova l'avversario di Reja. Con lui ha vinto il campionato di Cagliari stagione 2003-2004. Bello l'abbraccio sentito tra Suazo e Reja. Reja ha detto: è la partita più importante della mia carriera da allenatore. È la partita più importante dell'era De Laurentiis. Napoli e il Napoli stanno per vivere questa notte di grandi emozioni. Si parte allora con il Benfica in maglia completamente rossa che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri televisori in questo primo tempo. Il Napoli invece in maglia azzurra da sinistra verso destra. Il primo pallone toccato a centrocampo è da Yebda, giocatore arrivato dal Le Mans. Eccolo Yebda, toccare a destra per Maxi Pereira. L'ha detto anche Paolo Assogna, è un giocatore uruguaiano che nasce come esterno alto e Kike Flores sta facendo giocare come esterno basso di difesa.
cambia gioco dall'altra parte per Leo. Avanza l'ex Santos tra i fischi assordanti del San Paolo. Reyes, giocatore che ha una grande esperienza internazionale, ha giocato con Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia. Ancora i fischi per il Benfica che spinge a destra con Urreta. C'è la chiusura però da parte del giovanissimo Vitale. Palla ancora per il Benfica però, che ha nelle sue qualità, nelle sue corde, proprio un grande possesso palla, José Altafin. Sì, si vede chiaramente che tengono il possesso palla, vede, non hanno, sono molto abili tecnicamente. Qui questo passaggio qua era molto pericoloso perché è scivolato su Arsi in quel momento. Vitale, l'anno scorso giocava in C1 con il Lanciano, adesso si ritrova in Europa a sfidare il Benfica. Giù Lavezzi e calcio di punizione per il Napoli. Carlos Martins per Leo, poi Reyes. Cambia gioco Reyes cercando Urreta. La grande novità di Quique Flores, doveva giocare Balboa, l'esterno arrivato dal Real Madrid, invece alla fine ha scelto il giovanissimo Urreta. Attenzione a Reyes che prova la conclusione col sinistro. Navarro in angolo. Che tiro meraviglioso, guardate che nessuno credeva, forse nemmeno Navarro credeva che questo tiro qui di Reyes, guardate come è violentissimo e pericoloso. Questi sono tiri veramente, guardate che tiro che ha fatto Reyes qua. Bravo, bravissimo Navarro. Calcio d'angolo al quarto minuto per il Benfica, se la prende comoda proprio Reyes. Di Maria in area di rigore, su di lui ci sono Vitale e c'è anche Denis, compagno in nazionale di Di Maria. Ecco la sfida in area di rigore tra Vitale e Di Maria. Arriva Kuipers per cercare di portare subito un po' di calma tra i due giovanissimi. Bisogna stare attento a Luizão, Luizão è molto alto di testa, infatti stanno curando in due quelli del Napoli in difesa, vedete che lo stanno cercando di bloccare. È vero, ci sono sia Cannavaro che Contini in due su Luizão. Sto cercando di tagliare la strada lui. Eccolo l'angolo battuto, il colpo di testa proprio di Gustavo Germandenis, il tanque. Lavezzi, parte Lavezzi e impazzisce subito il San Paolo. Allarga per Hamsik, sovrapposizione di Vitale. C'è Denis al centro della difesa del Benfica che riceve. Eccolo Denis. Denis in area di rigore. Denis! Kim in calcio d'angolo. Cosa ha fatto Denis? Un'illusione ottica. Ho visto il gol. Stavo per gridare gol. Perché ha dato impressione. Vedete ancora come si è liberato molto bene. Ma il portiere del Benfica ha fatto una parata straordinaria. Kim in calcio d'angolo su Denis. L'urlo rimasto in gola del San Paolo dalla bandierina Gargano. Sono saliti Cannavaro, Contini, c'è anche Hamsik che viene anticipato però adesso Di Maria, subito il numero, perde palla però Hamsik, allarga ancora per Gargano che va al cross basso. C'è Maggio in area di rigore, prova a girarsi Maggio, viene fermato. Ancora Napoli però, con Cannavaro. Tenta addirittura la conclusione qui. Paolo Cannavaro. Beh, questo non poteva farlo perché è troppo lontano. Capisco che si possa tirare in porta, ma ha tentato, forse vinto dall'entusiasmo. Quique Flores, prima stagione con il Benfica. L'anno scorso non ha finito quella col Valencia. Non ha avuto nella sua esperienza a Valencia un gran rapporto con i giocatori italiani. Con Corradi, con Di Vaio, con Fiore. E anche con Carboni, soprattutto quando Carboni poi è diventato direttore sportivo. Contini di testa, cercato ancora Lavezzi. Blasi. Ancora Contini all'indietro, palla pericolosa. Navarro con i piedi, l'errore di Navarro, attenzione su Azzo. Cerca ancora Di Maria, il Napoli deve chiudere lì. Va Blasi, Di Maria subito il numero, prova il sinistro alto da parte di quello che al Benfica chiamano il piccolo angelo. Stava per succedere un piccolo grande pasticcio, perché nella respinta, vedete qua cosa succede, e Navarro era fuori porta, vedete qua cosa succede, prima di questo tiro qua, Navarro era fuori porta. Ha sbagliato il rinvio, la ripartenza del Napoli, affidata ad Hamsik e Lavezzi, ancora Lavezzi, porta a spasso il Benfica, Lavezzi carica il destro sul fondo. È un giocatore interessante questo Lavezzi, guardatelo inquadrato.
perché lui parte dalla sinistra, converge verso il centro, si libera molto bene dell'avversario perché la velocità, vedete come passa molto bene, si libera molto bene, poi ha questo tiro chiaramente che purtroppo era troppo lontano, non ha preso potenza. Di Maria Suazo, ancora Suazo, prova al sinistro, facile per Navarro. Qui non è il suo piede, ha tirato di sinistro anche se non tira male, però su di lui c'è Blasi che recupera palla senza commettere fallo. Lavezzi, ancora Lavezzi, primo confronto con Di Maria, lo salta, ancora Lavezzi, numero da fenomeno, Hamsik allarga a sinistra per Vitale, il cross questa volta è buono per Dennis che non ci arriva, non si è capito se lui voleva entrare di testa o col piede. Bellissimo il cross di Vitale, ancora una volta, rivediamolo perché è troppo bello. Guardate che ha mancato proprio il colpo di testa, l'è passato sotto il naso. Vediamolo? Eccolo qua. No, sotto la testa, sopra la testa. Non ha visto proprio il pallone. Che peccato, questa è la più bella occasione della partita. Dennis a segno in questa stagione soltanto in Albania, a Scutari contro il Vlasnia. Fuori. Tutto il San Paolo canta e urla a quello stupido che ha tirato quella bottiglietta. Carlos Martins ancora in aria e il vantaggio di Suazo. Suazo porta in vantaggio il Benfica al sedicesimo. L'avevo detto, dietro a lui c'è la Luizão. È un pericolo il corner contro il Napoli perché Luizão è altissimo. Ha saltato, l'ha anticipato Suazo, ma dietro a lui, se non mancava Suazo, mancava Luizão. Che peccato, guarda. Alla prima con la maglia del Benfica, al sedicesimo, Suazo ha subito timbrato il cartellino. Eccolo qua. Saltato tra Santa Croce e Cannavaro, l'hanno perso in due. Vedete, c'era Luizão che aveva già saltato più alto di tutti. È sempre così, quando uno non segna mai con una squadra, c'è sempre una prima volta. Proprio stasera doveva capitare. L'aveva detto, sì, che non aveva mai segnato al San Paolo. Suazo, il Napoli deve adesso tirar fuori orgoglio e personalità che non sono mai mancate alla squadra azzurra, anche domenica scorsa contro la Fiorentina quando il Napoli era andato sotto e poi è rimontato, e il San Paolo lo sa, adesso carica i suoi. Santa Croce, troppo pericolosi quegli angoli, Giuseppe Altafini l'aveva fatto notare. Sì, perché è un giocatore che segna anche nella nazionale brasiliana, ha segnato parecchi gol di testa. Gargan, calcio di punizione per il Napoli, si è conquistato Walter Gargano, c'è Vitale dalla porta opposta, Gargano apre invece a Contini, Cannavaro, Santa Croce, cerca Hamsik, è buono il pallone per Hamsik che ha spazio, prova il sinistro, c'è una respinta, arriva Vitale, 1-1, Vitale! Giocava in C1 l'anno scorso, ha segnato al Benfica, 1-1. Una risposta immediata dei napoletani, bellissima questa azione, bellissimo l'intervento di Vitali che è entrato da sinistra completamente solo, meno male. Napoletano che segna al Benfica. È veramente straordinario, il pubblico l'ha capito. Cuore di Napoli Vitale, la freddezza da attaccante, è lui che fa l'esterno. Ma è fatto molto bene perché ha seguito molto bene l'azione. Questo è un gol importante perché viene subito, anzi che aveva ricevuto la palla, aveva tirato, vede il pallone toccato e poi è arrivato con grande, grande freddezza Vitale. Questo è il Napoli, un Napoli che non molla mai, un Napoli specializzato in rimonte. E subito è arrivata la risposta azzurra con il meno atteso forse. Luigi Vitale al primo gol in maglia azzurra contro il Benfica, una notte indimenticabile per lui. Beh, c'è sempre una prima volta per tutto, per Suazo e anche per Vitale. Calcio di punizione per il Napoli che ha risposto subito. Era una mazzata quel gol di Suazo perché il gol fuori casa, ricordiamo, insomma, vale doppio nella vecchia classica formula. Sì, dobbiamo dire però che il Napoli adesso deve giocare molto sulle... Ecco qua. Napoli c'è comunque, Lavezzi, va ancora a cross per Hamsik, 2-1, Dennis, 2-1, è il tanque, incredibile, il Napoli è rimontato.
segnato in 3 minuti, Vitale Denis, pazzesco! L'hai detto tu, è una squadra che c'ha una rimonta, è una squadra che reagisce, è una squadra fiduciosa, è una squadra che, vedete l'entusiasmo amici, è veramente straordinario, anzi per due volte è stato il protagonista nei due gol del Napoli. Veramente straordinario questa squadra che riesce a rimontare, guardate qua, anzi che tira, poi il tocco di Denis un po' contrastato. Sì, da Maxi Pereira, ma il gol diamolo a Denis, 2-1, emozioni. No, il gol è nostro, non mi importa. Emozioni aveva chiesto la curva B e il Napoli le sta regalando, le emozioni a chi è qui, a chi ci sta guardando da casa. Denis a terra. Ci ha creduto fino all'ultimo, ha riscattato l'errore di qualche minuto prima sul cross di Vitale. Adesso il Napoli insiste, un Napoli agguerrito, determinato. Hamsik deve stare attento perché è in diffida, con un giallo rischia di saltare Lisbona. Un po' di autorete c'era, ma in fondo il gol di Denis lo diamo, perché oggi siamo... Attenzione! Ancora Denis, magari ne fa uno pulito adesso. Eccolo Denis contro Maxi Pereira, va al cross, ancora per Lavezzi. Lavezzi si scontra con Hamsik, ancora Hamsik, che Napoli! Che Hamsik, perché è la terza volta che tira in porta, eh! È la terza volta e qui è stato sfortunato perché il tiro aveva tutto lo specchio della porta, guardate come ha colpito male, si mette la mano in testa. Si sta facendo un bel lavoro su quella parte, scende molto, partecipa molto bene la manovra, inserisce molto bene, punta sull'uomo. Fallo di Blasi, aia, aia, era diffidato Blasi, dovrà saltare il ritorno a Lisbona. Valgono infatti le ammonizioni rimediate sia nel terzo turno di Intertoto che nel secondo turno preliminare di Coppa UEFA. I diffidati del Napoli sono Blasi, Hamsik, Lavezzi, Vitale e Dallabona. E proprio Blasi dovrà saltare il ritorno del 2 ottobre ed ecco perché Reia si arrabbia così. Paolo Assogna, Paolo. Sì, abbiamo spiegato più volte che è una squadra che si sta conoscendo adesso perché è rinnovata e multinazionali non hanno mai giocato insieme, però insomma attenzione. Attenzione, Vitale riconquista un altro pallone, Paolo, calcio d'angolo, vai Paolo. Sì, dicevo Gianluca, d'accordo che si conoscono poco e certi meccanismi devono fare il salto di quell'età, però mia impressione si mandano un po' all'altro paese un po' troppo uno con l'altro, eh. I giocatori, sì, del Benfica ovviamente. Se lo dici tu che sei lì. Sì, te lo confermo. Va dalla bandierina il Poscio Lavezzi. Attenzione ad Hamsik sul dischetto. Palla lì sulla linea. Denis sulla linea, salvato. Straordinario. Che peccato. Questo era un gol importantissimo. Guardate qua che bello il colpo di testa. Leo su Denis. Incredibile, incredibile. Sarebbe stato un gol veramente straordinario. Di testa Leo sul colpo di testa di Denis, a botta sicura. Napoli vicinissimo al terzo. Gargano. Movimento di Cannavaro. Santa Croce. Kim, c'è un fallo però. Fallo in attacco del Napoli. Il Napoli invece ne ha avuto almeno 4 di nitide palle gol. E adesso ancora con Lavezzi. Va a recuperare un buon pallone. Hamsik. Hamsik. Kim. Ha tirato in porta da posizione difficile con la Lapa perché non aveva tanto angolo. Dobbiamo dire che se sbaglia il tiro, viene verso il centro, c'era due giocatori lì. C'era Hamsik, c'era Denis. Lavezzi e Denis, che era completamente solo. Forse poteva metterla in mezzo dove proprio Lavezzi e Denis aspettavano il passaggio giusto. Ma può darsi che ha tirato forte apposta. Tra l'altro Hamsik è anche altruista come giocatore. Reyes, Vitale. C'è Lavezzi in fuorigioco. Ma per il vantaggio si continua. 20 secondi alla fine. Suazo, posizione irregolare dell'honduregno. Secondi ancora da giocare. Ecco l'azione di prima. Allora guardate Hamsik, ci sono in mezzo Lavezzi e Denis. Forse non era facile servirli. Hamsik ha voluto comunque calciare cercando la conclusione di potenza. Beh, se sbagliava il tiro chiaramente poteva causare o un'autorrete o un intervento di Lavezzi o di Denis. E qui il fuorigioco che c'era di pochissimo, davvero di pochissimo, forse con la spalla. Bah. Finisce il primo tempo, tra gli applausi davvero del pubblico del San Paolo, un primo tempo emozionante, appassionante,
come queste immagini che ci regala Angelo Carosi, una rimonta di cuore davvero, d'orgoglio, perché quel gol il Napoli non riusciva a sopportarlo, no? Di stare sotto in maniera anche immeritata, e allora c'è stata questa reazione improvvisa da parte degli azzurri che in 3 minuti hanno rimontato con i gol di Vitale Denis. Beh, una squadra si misura dalla reazione che hanno i suoi giocatori, no? Quando si crea questo presupposto vuol dire che è una squadra che ha cuore, ha veramente grinta. Napoli ha dimostrato che subendo un gol a San Paolo con 70.000 persone che sta guardando, che sotto gli occhi di tutti chiaramente poteva essere una grossa mazzata, ma si è liberato di quel gol facendo addirittura il secondo gol. Questo è una cosa molto importante per una squadra, lo ha dimostrato anche in campionato, questo è una cosa molto bella. Avete visto Reja e Denis, sicuramente Denis molto meglio rispetto alle ultime partite, ha segnato con l'aiuto di Maxi Pereira, ha avuto un'altra occasione di testa con il salvataggio sulla linea. L'avevo definito anonimo Urreta, e l'ha definito anonimo anche Kike Flores, che infatti lo toglie, al suo posto entra con la maglia numero 11 Balboa, che, scherzando, tu forse prima l'hai detto, è soprannominato Rocky. Qui invece Emanuele Blasi non ha soprannomi particolari, ha però un brutto vizietto, quello di farsi ammonire troppe volte, l'anno scorso 17 cartellini gialli, deve sicuramente migliorare da questo punto di vista, altrimenti giocherebbe, penso, titolare fisso in nazionale. E dunque vediamo anche questo Balboa con la maglia numero 11, si riparte, si ricomincia, altre emozioni. Denis subito giù su Azo, Yebda allarga per Leo Gargano, all'indietro per Navarro, ancora Yebda, Di Maria, aspetta lo scambio con Balboa, Balboa non riesce a servire il suo compagno, poi il Napoli lo butta un po' via questo pallone, non lo gioca con la consueta tranquillità e serenità. Brutto gesto di De Maria nei confronti di Suazo, che non gli ha restituito la palla. Non è una cosa molto bella vedere un giocatore rammentarsi così davanti al pubblico facendo segni, come dire. Ma Sogna ce lo sta dicendo da, lo so, infatti, dall'inizio della partita, che Di Maria e Suazo si mandano a quel paese. Ma finché dicono una parola che nessuno sente va bene, ma che fanno i gesti così non so, di disappunto, di dispiacere, insomma, mi dà fastidio. Difficile che si possano ritrovare all'Inter l'anno prossimo, con allora. Suazo che torna dal prestito e con Di Maria acquistato, ci sarebbe un problema di convivenza forse tra i due, a meno che Attenzione. Non lo risolvano. Denis, il cross dentro, Kim, poi la Vezzi a terra, non c'è rigore, non c'è rigore, c'è Gargano invece, pazienza, ancora larga per Maggio, la palla è buona in mezzo e pallone dentro, Maggio, 3-1, Euro Maggio, Euro Napoli, che errore di Kim, che gol di Maggio. Eravamo tutti, guarda, stavamo guardando la luna, perché è una nazione quasi ormai finita. Avevo detto, bisogna approfittare di questo momento. King, grazie King, perché hai collaborato con questo gol, perché è stata una palla innocua, non era pericolosa per niente. Incredibile, incredibile, amici, non c'è nel manuale del calcio un gol così. Maggio, 3-1 per il Napoli, il gol più rocambolesco possibile per gli azzurri. Eccolo, lo rivediamo, un cross di Maggio, c'è una deviazione però, c'è una deviazione, sì, c'è una deviazione. Ma il portiere aveva tempo di Leo, la schiena di Leo. Sì, però il portiere aveva tempo di cambiarsi il vestito, mettere la cravatta, pettinarsi, perché la palla non era forte. Oh, questo è un gol importantissimo, l'avevamo pregato noi, perché il Benfica non è in questo momento una squadra invulnerabile, è facile, il Napoli si insiste, può anche fare un altro gol. Se vuoi facciamo un altro gol, se no altrimenti va bene così. In area di rigore Katsouranis, Luisao, Yebda, il cross è proprio per Luisao, la palla resta lì, Luisao! Non ci voleva questo gol. 3-2 Luisao. L'avevo detto che questo giocatore è un giocatore importantissimo. Lì ha dormito la difesa del Napoli, perché il pallone è rimasto lì. Si è rilassato il Napoli. Vedi qua, completamente, nessuno ha saltato. Guardate che stanno tutti a guardare. E Luisao poteva essere pericoloso di testa, ma non coi piedi. Lì poi c'era anche un contrasto tra Maggio e, sì, e Suazo. Insieme a Balboa. Balboa stava calciando. No, Suazo stava calciando. No. Non si questo... possono prendere due gol su calcio piazzato, però. Cioè, Napoli deve stare più attento sicuramente in queste situazioni.
per non buttare via tutto il lavoro che ha fatto dal punto di vista della manovra, della prestazione, del gioco. Il Napoli è arrivato con delle azioni manovrate ai gol, il Benfica con una punizione e un calcio d'angolo. Beh, ora che Reja sostituisca il Denis, perché la palla non la tiene molto bene in avanti, poi non si sta muovendo molto. Pronto Nuno Gomes, conosce benissimo l'Italia avendo giocato 2 anni a Firenze e poi è tornato lì al Benfica dove ha cominciato a giocare. Eccolo il cambio fuori Di Maria. Dentro Nuno Gomes, verrà ricordato più per le litigate con Suazo in campo che non per la prestazione. Sì, perché De Maria, diciamo la verità, in questa partita non ha fatto niente, quasi niente. È un giocatore di talento, ha giocato molto bene alle Olimpiadi, però dobbiamo dire che questa partita qua non è stato. Si è lamentato solo per litigato, come hai detto tu, e anche il gesto un po' brutto che ha fatto. Suazo per Hamsik, Hamsik in aria, Hamsik finisce giù, rimessa dal fondo. Balboa, attenzione che tira questa. Balboa sul fondo. Beh, devo dire che Napoli quando ha giocato triangolando i giocatori in campo con la palla bassa, terra e tutto quanto, ha messo difficoltà a Benfica. Con questi lanci lunghi ultimamente sta facendo difficoltà. Il pubblico ha apprezzato Denis. Sì, ha apprezzato. Ce lo fa sentire. Sì. Beh, si è dato da fare il primo tempo, ha avuto 2 o 3 occasioni da gol. E dentro Marcelo Salaceta, qui lo rivediamo il gol di Denis. Il tanque e dentro il Panteron invece Salaceta. Parte Lavezzi, Salaceta, Hamsik, c'è Vitale servito in mezzo Lavezzi, Vitale non la riesce ad agganciare bene questa palla. Che peccato, tutto perfetto, tutta la manovra Salaceta aveva aperto molto bene, come ho detto, palla a terra, la difesa del Benfica va in tilt. Che peccato, hai detto peccato di gioventù, no? Per Vitale sì, era un peccato di foga. Attenzione Nuno Gomes, punizione dentro, Suazo, no, Suazo è Sidney, scusate, Suazo era fuori, Sidney che vuole il rigore, ma... Si sta reclamando il rigore, vogliamo rivedere perché è pericolosa questa... Cannavaro, si aiuta anche lui, Cannavaro poi lo lascia, quando lo lascia lui cade. Se un arbitro voleva qui può dare il rigore, simulazione anche, simulazione, però, sì, però guarda che... Quando lo lascia cade? Ecco, è caduto in ritardo. Kim sbaglia lui il rinvio questa volta, c'è Pia che aggancia bene, va davanti Maxi Pereira, c'è Vitale in mezzo alla Salaceta, Vitale tenta il tiro col sinistro, questa volta male. Che peccato, c'era Lavezzi, è venuto incontro a lui Salaceta. Vabbè, comunque è un giocatore che si inserisce molto bene, guarda, poteva anche tirare in porta, ma non in questa maniera, tirare forte allora. Ma lui secondo me la voleva mettere in mezzo, ha perso proprio l'equilibrio perché ha fatto avanti e indietro su quella fascia sinistra 50 volte. È perdonabile perché ha fatto tanto di quel movimento sul giocatore. Gli sono mancate le gambe, no? Soprattutto nel primo tempo. Nuno Gomes. Maxi Pereira. Che bravo qui. Reyes. Ancora Reyes per Katsouranis, Yebda, Leo, palla dentro per Balboa, esce Navarro, poi il Napoli fa un po' di confusione, Maggio ci mette la punta e allontana, poi ci prova Yebda, Santa Croce fa da muro, non deve mollare il Napoli. Che brutto momento. Reyes, ci pensa il pubblico a impaurire il Benfica. E allora Gargano può ripartire, soffia il San Paolo dietro Gargano per spingerlo, Gargano allarga Pia, c'è Salaceta che deve ancora toccare un pallone servito poco e male dai compagni, continua a alzare le braccia Gargano, dietro per Pazienza, ci prova Pazienza Kim. Ecco, vede, Napoli quando parte così giocando con la palla a terra, con i movimenti, ha sempre creato difficoltà, è un peccato perché li vedo stanco. Maggio, Lavezzi, ancora la forza per quest'ultima azione, Lavezzi chiuso da Balboa, arriva Pazienza, Gargano recupera il pallone senza commettere fallo, anzi lo subisce, la punizione per il Napoli che
cercherà di buttare il pallone in mezzo dove sale Cannavaro, dove può andare forse anche Contini, che però si ferma. Deve però affrettarsi Gargano perché il tempo passa e mancano 9 secondi. E se passa il tempo così l'arbitro non gliela fa battere. E il San Paolo entra in campo. C'è anche il San Paolo in area di rigore. Parte Gargano, Cannavaro di testa, la palla resta lì, viene allontanata. Balboa guarda il cronometro Kuipers e non lascia giocare quest'ultima azione al Napoli, che batte comunque il Benfica per 3-2. È comunque un vantaggio importante da difendere con orgoglio, con onore a Lisbona giovedì 2 ottobre. Il Napoli comunque batte una grande del calcio europeo. È stata una grande notte, Cesare Altafini. Sicuramente sì, viene il rammarico perché sul 3-1 poteva tenere questo risultato, che era un risultato molto importante. 3-2 è già un po' più difficile, però come ha giocato il Napoli, soprattutto quando perdeva 1-0, puoi dire che ha fatto veramente, è una squadra che può lottare. Abbiamo visto un Napoli stanco nelle finali, negli ultimi 20 minuti era molto stanco, non ritornavano più, ha concesso il Benfica questo gol che è stato un po' di disattenzione. Festeggia Santa Croce perché è stata la sua prima europea, ha battuto il Benfica, ha giocato bene Santa Croce, ma ha giocato bene tutto il Napoli. C'è Cannavaro stanchissimo a terra, preso un colpo, vediamo chi ce lo può raccontare, forse Paolo Assogna che è lì vicino, non so se ha aperto il microfono. Paolo? Sì, sull'ultima uscita di Kim è andato un colpo alla testa, ecco, c'è Suazo che sta chiedendo informazioni. E lo stiamo ripetendo. Parlo un attimo. Dottore? Eccolo qui. Tutto a posto? È un colpo di testa. Ci dice il medico che è tutto a posto. Bene, se lo dice il dottor De Nicola. Sì, allora ci dice il medico che è tutto a posto. Adesso si sta rialzando il giocatore, non dovrebbero esserci problemi. Napoli ringrazia il suo pubblico, è giusto perché il trasporto del San Paolo è stato decisivo. Eccoci qua con Maggio, tanto per cambiare, fatto gol, però parliamo un attimo della partita. C'è la soddisfazione per aver battuto una grande d'Europa? Poteva esserci un margine più largo a vederle proprio bene le occasioni? Ma vedendo le occasioni, quello sì. Non siamo stati magari bravi, soprattutto lucidi nella fase conclusiva, però l'importante è comunque, dai, ci siamo. È importante avere battuto intanto l'andata, una partita comunque difficile contro una squadra molto molto difficile. Ora andremo là e ci giocheremo tutta. La cosa bella è la personalità, perché insomma in questa nottata con una squadra così nobile tipo Benfica poteva esserci qualche problema nell'approccio, invece ha dimostrato personalità. Questo è l'altro aspetto positivo probabilmente della serata. Sì, questo Napoli ha tanto carattere, tanta voglia di far bene e soprattutto di dimostrare. Oggi si è visto un grande Napoli, secondo me. Magari il risultato un po' scarseggia, però dai, ripeto, l'importante è esserci e ci giocheremo nel ritorno. Abbiamo parlato dei fatti positivi, delle questioni positive. Quelle negative, la sofferenza sulle palle inattive. Due gol di testa, soprattutto nel secondo gol, quello di Luisao, sono saltate le marcature. Lì bisognerà fare un salto di qualità per la gara di ritorno. Perché tanta sofferenza? Bravi loro o vi è mancato qualcosa in marcatura? Ma abbiamo visto che comunque loro sono molto alti, quindi magari basta un attimo e lo perdi subito di vista. Bisogna stare attenti a questo, perché comunque se riusciamo a chiudere bene gli spazi, soprattutto come hai detto te, in fase di palle inattive possiamo mettere in difficoltà anche noi. Perché a parte le palle inattive non hanno mai quasi tirato in porta praticamente. Infatti quello, un po' fa rabbia questo, però questo è il calcio e bisogna accettarlo. Grazie e complimenti a Maggio, a voi.